Salve a tutti ragazzi, sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di New Horizons. Allora, oggi volevo andare a visitare Eve perché l'ho visitato una volta all'inizio di questa serie. Ho mandato un mini probe giusto per e basta. E quindi vorrei mandare qualcosa di più sostanziale. Allora, pensavo di fare un piccolo craft composto qua sotto da un serbatoio. Che ovviamente non trovo. Serbatoio di... No. Sì, tipo un serbatoio così. Con un motore nucleare. Motore nucleare ne ho pure uno nuovo. Ho il Lantern. Il Lantern è un piccolo motore nucleare che ha due modalità. Se riesco ad aprirlo. Allora, solo liquid fuel 45 kN. Oppure c'è la versione tipo con post bruciatore a oxidizer che arriva a 125 kN. Intanto qui, vabbè. E quindi pesa 2 tonnellate e 1, solo che non ho liquid fuel. Con questo ho 9,3 km di delta V. Con questo più grande, 8 e 9. Non lo so. Quindi metterò un motore nucleare, non so quale dei due, in base a quello che mi conviene. Magari se ho tipo dei serbatoi radiali. Questi qui, vediamo se ne ho qualcuno. Liquid fuel, liquid fuel. Ah. Perché magari se riuscivo a mettere un serbatoio solo di oxidizer potevo mettere un po' più di fuel per, non so, modalità post bruciatore in caso di emergenza o qualcosa del genere. Però niente. Quindi qua sotto metto il motore nucleare. Poi ho sbloccato dei radiatori. Sono qui? Sì. Ho sbloccato i radiatori più grandi. Di questi qui che vanno messi attorno. Purtroppo questi radiatori qui sono di una mod di Porkjet che come saprete Porkjet non lavora più per Squad e questa mod non viene più aggiornata da parecchio tempo, quindi non so se potrò usarla ancora in futuro quando aggiornerà tutte le mod. Comunque metto 4 radiatori giusto per raffreddare, si possono pure attaccare uno sopra l'altro così. Per raffreddare il motore nucleare che metterò qui. E sopra. Un attimo che intanto questo lo metto così. Qua sopra volevo fare una specie di struttura centrale fatta da questi qui. Più o meno. Da metterli magari così. Qua sopra in cima mettere la punta, tra virgolette, fatta di una service bay così. Ok, più o meno. E qua in punta, proprio punta a punta, mettere heat shield. Non lo so se fare airbreak o no. Forse sì. Sarebbe abbastanza utile. Però non ho l'heat shield gonfiabile. Perché in questa versione di Kerbal non c'era ancora. Quindi probabilmente ne metterò uno normale. E mi arrangerò, dovrò mettere qualcosa per controllarlo, sì. Quindi qua sopra heat shield e poi qui al centro mettere tanti piccoli probe attaccati qui intorno. Simili a quelli che ho fatto probabilmente copierò quelli dell'ultima missione. Tanti piccoli probe messi qua attorno che rientreranno in varie parti di Eve per fare più scienze possibile. Ok, sto un po' cercando di sperimentare col design. Però sì, stavo riflettendo sul fatto che siccome è costosissimo fare i mini probe, o trovo un'alternativa meno costosa, oppure faccio atterrare tutto e la faccio diventare una stazione mobile meteorologica qualcosa. Allora, ho deciso di far diventare tutto questo una specie di futuro avamposto, che ci sono due antenne lì sopra delle docking port per poter dockare eventuali craft. E niente, sì, in futuro se avrò roba da doccare, questo qui lo lascio in orbita e qui ci attacco solo due probe, non di più perché appunto come ho detto costano troppo, però potrei fare anche dei rover, anche se Eve con gravità atmosfera e tutto, i rover sarà difficile farli arrivare intatti. Ok, versione modificata del probe completata.
Mi sa che ne metto 4. Ok, costa, verrà a costare tantissimo questa missione, però... sì, cioè... Ho comunque parecchi soldi, quindi non è che mi interessa più di tanto, è che per un pianeta solo spendere 650.000 fondi solo per il probe è, ecco, un bel po', insomma, sì. Però, vabbè, adesso sposto un po' qui. Queste qui le sposto in dentro, possibilmente in modo che non si vedano più. Quindi... no. Ecco. E... così. Rimangono solo questi qui fluttuanti. E... perfetto. E... ah, è vero, però non hanno... non hanno nessun modo per rientrare. Vabbè, mi basta mettere due di questi mini... sì, mini, dicevano. Due di questi mini retro booster. Ne metto uno e due qui. Oppure... via questo. Dov'è il sepa... no, 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 no. Questo... questo qui. La zona che si separa è segnalata dalla linea rossa, quindi lo devo mettere al contrario così, e poi così, poi così, e attaccato a questo ci metto i retro booster. Giusto che sono di qui, e poi di qui. 1, 2, 3, 4. Andrà benissimo. Poi magari inclinati un po' all'esterno per evitare di distruggere tutto e spostati così. Aha! Ottimo. Ora stacco questo. Lo riattacco di qui. 1, 2, 3, 4. Dio lag. Ok. Sposta tutto. È allineato con i pannelli solari? No. Così. E ancora un po'. Così. Ok, così va benissimo. Ora ritrae i pannelli solari. 6 km al secondo di delta V. Però non mi piacciono queste qui. Il fairing da 3,75 ci sta perfettamente. Quindi farò così. Poi... ah, posso direttamente chiudere... oh, idea! Il fairing si chiude qui. E poi la punta... è fatta da qualcosa del genere. Che poi viene sparata... no. Perché lo sto facendo? Tre pannelli. Magari aumentiamo la spinta a 200. Giusto... per evitare sorprese. E... niente. Cioè, dal punto di vista delle funzionalità ho messo tutto, antenne eccetera. Qua attorno potrei mettere qualcos'altro. Ho messo delle luci, non so perché. Comunque, questo è il vettore giusto, 3,75 m, quindi se avete da 3,75 ne ho pochi, a dire il vero. Ne ho tipo 2, 3, quanti? Sì. Ok, sono 27, wow, pesa più del previsto. Ah. Quindi questo motore e per il come stadio... motori da 3,75 ho solo questo che ne pesa 9. E quindi sì, sono costretto a usare questo. E invece per il resto del vettore... devo trovare un decoupler adatto però. No, uno abbastanza... no. Potrei non avere decoupler abbastanza grandi. Per qualche strano motivo. Ok, no, eccolo qui. Perfetto.
Sì. E poi. Primo stadio che si può mettere. Oh, un momento, ho un'idea. Ho nascosto delle winglet dentro, dovrebbe funzionare. Comunque il razzo sembra essere pronto, non vedo potenziali problemi. Fatemi mettere qualche retro booster. Giusto perché non si sa mai. 8 retro booster bastano per qualcosa di così pesante, sì. Salva. E spero che riesca ad arrivare in orbita. Adesso è pronto a decollare. Ok. Sta funzionando. Finora nessun problema. Il che mi preoccupa. Separazione del booster un po' prematura. Non è certamente il sistema più efficiente. Però ha funzionato finora. Ok. Continuiamo con questo motore che è molto più efficiente. E quel booster non valeva la pena recuperarlo perché costava davvero pochissimo. Ottimo. Si aprono un po' strani. Sto per finire l'oxidizer, però dovrei farcela. Nope. Quindi separo. E si continua. Piano piano col motore nucleare, in modo che anche lo scorso stadio venga recuperato. Cioè recuperato, insomma, venga... non vengano lasciati detriti, ecco. E... orbita circolarizzata. Perfetto. Adesso devo fare la manovra per tornare su... cioè per tornare, per andare su Eve, che è qui in fondo. Facciamo qualche orbita in modo da andare dall'altra parte rispetto all'orbita. In modo da usare la velocità orbitale di Kerbin di 2 km/s per aiutarci a risparmiare carburante. Quindi dobbiamo essere circa lì. Il gioco si è appena bloccato. Ok, si è ripreso. Così può bastare, anche perché abbiamo il nucleare, quindi ci vorrà... relativamente tanto. Allora. E sia, eccolo lì. Un encounter. Solo a 1000 metri al secondo. Il che non è male. Allora. Sì, ci avviciniamo al nodo di manovra. Prograde. E si va. Prograde con le nostre due antenne. I pannelli solari quindi li apro solo una volta aver sganciato tutto per evitare che appunto esploda tutto. E ora disabilito questo e aspetto circa 5 minuti perché quanto ci vuole per la burn. I radiatori sono accesi? In teoria sì, dovrebbero essere passivi. Piano. Fermo. Quanto è vicino? Encounter perfetto senza... boh. 397 giorni. E quindi si fa Time Warp. Allora, oh, piano. Senza... oh, no, calma. Allora. Focus view. Adesso devo leggermente abbassare la periapsis, quindi utilizzando questo qui. No, così la sto alzando.
Quindi abbasso un po' la periapsis, non troppo. E poi utilizzo il resto della delta V per rallentare. Quindi la abbasso a... ...200, l'orbita minima è tipo 100 km, quindi... 200 va bene. E si inizia a rallentare, 6 km e mezzo secondo di velocità attuale. Ciao Eve. Sto illuminando il pianeta come sempre. Accendiamo pure le luci, che sono un po' buggate perché flickerano. Però... non posso farci niente. Quindi, sì. Manca poco. Dai, che sta per finire il carburante. Mi sa che il piano di usarlo come base permanente in orbita sarà un po'... da buttare. Comunque, ecco qui. Ruota di collisione non va bene. Quindi adesso... bravi i radiatori che mi assorbono tutto il calore del motore. Andiamo alla apoapsis. Aumento un po'. E poi cercherò di abbassare l'orbita il più possibile. Anche attraverso l'utilizzo di leggerissimi aerobraking, ma proprio... proprio leggerissimi. Vediamo se questo... l'ho appena saltato, vero? Sì. Vediamo se il prossimo aerobraking funziona. Ora piano, così non salta. Periapsis di 83. Ho un po' paura però, che possa esplodere, quindi ritrai antenne. Retract. Il motore comunque ha... cioè il motore, la parte dietro ha i radiatori, che comunque è un po' disperato nel calore, anche se... ecco, sì. No, no, questo non funzionerà. Ma forse sì. Sta funzionando. I radiatori stanno... ah. Potrei aver progettato questo craft meglio del previsto. Vabbè, allora continuerò orbita dopo orbita dopo orbita. Ok. Per il momento lo lascio in quest'orbita qui. È un'orbita molto inclinata per permettere ai probe... wow. Per permettere ai probe di poter atterrare in diverse zone. Spegni luce, grazie. Ok. Quindi io direi di iniziare da... da qui. Vediamo. Allora, ne sgancio uno. Di couple. Ora questo mi preparo... così, retrograde. È giusto, sì. Ora... sì, perché è al contrario. Ora premo spazio. Ok, forse traiettoria un po' troppo brusca. Però... vedo cosa posso fare. No, non su questo, però su questo. Questo mi giro. E adesso continuo da solo. Vediamo se si gira da solo. Sì. Aerodinamica è buona. Forse ho fatto un rientro troppo brusco e quindi esploderà. La blitter sta funzionando. È esploso il coso di prima. Sta surriscaldando tutto. Però riesce a tenere. E... riusciamo a salvare qualcosa di... no, questo non si può fare, questo... ok, se trasmetto mi esplode l'antenna, vero? No! Riesco a trasmettere, ok, ottimo. Cos'altro c'è che si può fare al momento mentre sto tutto... mentre sta tutto bruciando, questo qui? Trasmetti. Il rientro è finito. Il nostro craft è ancora in orbita. E... ok, adesso sono andati via un po' di fiamme.
Vediamo di fare un altro po' di scienza. Intanto mettiamo no al low partial. Non avevo mai notato che il tramonto su IVA è verde. Interessante. Comunque mi sto avvicinando al terreno. Io ho un paracadute, solo che vabbè, IVA, l'atmosfera è talmente densa che stiamo scendendo da 60 metri al secondo. E wow, calma. Quindi direi di aprire adesso. Si sta aprendo? Sì. Però non è abbastanza per rallentare. Perché mi sono dimenticato che ho messo il paracadute sbagliato. Era un drog. Vabbè, allora, io qui in questa zona collezionate proprio i dati. Possiamo tornare al craft principale? No? Devo tornare alla tracking station? Ok. Quindi, sì, mi metterò a raccogliere dati anche in altre parti del pianeta. Non solo lì sopra, nei vari biomi, si intende. E purtroppo, sì, mi sono dimenticato che il paracadute era quello sbagliato e quindi, ecco, la velocità finale è abbastanza elevata. Quindi vediamo altri punti in cui posso far scendere il probe. Beh, posso far ruotare Eve e farlo rientrare praticamente nel mare. Vabbè, quindi sì, come ho detto, farò queste mie piccole missioni per raccogliere scienza qua e là. È un po' un peccato che non sia riuscito a farla atterrare, però vabbè, non posso. Ormai non posso cambiarli, porca tutta. Quindi, un saluto da Team di Carbo Italia, da Alberto.